Salvatore, buonasera. Tutto Ciao Eugenio, come stai? Bene, bene, tu? bene, grazie. Grazie. Sappiamo che sei a New York in lockdown. Grazie davvero per Esatto. aver accettato il nostro invito a questa Lectio Magistralis, dove parleremo Grazie di a te. imprenditorialità, di innovazione. Ti chiedo solo se ci senti correttamente. Mi sento correttamente. Perfetto. Dicevo, grazie davvero per aver accettato l'invito a questa Lectio Magistralis, dove parleremo di imprenditorialità, di innovazione, di nuovi modi di disegnare la città del futuro con Elbitz. Vorrei fare una piccola presentazione di chi sei al nostro pubblico e poi direi di partire. E Vai, allora, grazie mille. Salvatore Palella è il CEO di Elbitz, società leader nel settore della micromobilità sostenibile. Sappiamo proprio che ha disegnato una nuova città del futuro con i suoi mezzi in tutto il mondo, direi. E la nostra mission nasce proprio per portare imprenditori visionari come te tra i banchi dell'università, perché crediamo molto nel potere di stimolare quelli che sono i giovani a nuove idee e a nuovi scenari, direi. Soprattutto vorrei chiederti, innanzitutto, per rimanere in tema, diciamo, sensibilizzazione, quali sono le iniziative che con Elbitz state lanciando? Sappiamo che ce ne sono state diverse, nel tema soprattutto della solidarietà sociale e digitale. Allora, grazie anzitutto dell'invito. Ovviamente avrei preferito venire al Politecnico, ma ovviamente entrambi siamo impediti di poterci muovere, quindi facciamo questo live. Grazie a tutti quanti di partecipare. Ottima domanda iniziale. Allora, noi siamo in questo momento in un momento in cui stiamo cercando di contrastare quella che è un'emergenza mondiale. Abbiamo lanciato insieme al gruppo Ifarma di Francesco Zaccariello, che è un amico e anche una persona che stimo tantissimo, che è il CEO di Ifarma, siamo riusciti a lanciare un packages, quindi un kit con una maschera e un disinfettante che vengono consegnati in poche ore a casa. Diamo un massimo di 8 ore per la consegna in casa, e la parte bella è che ogni kit venduto al costo di 15 euro vi è la possibilità di averne di donare 3 mascherine all'Humanitas. Infatti abbiamo voluto fare questa iniziativa insieme all'Humanitas, in quanto contiamo tantissimo in quello che è il nostro rapporto insieme all'Humanitas, e contiamo tantissimo nell'aiutare quelli che sono gli addetti ai lavori in questo periodo a muoversi da A a B, quindi da casa al lavoro, dall'ospedale a magari all'appartamento di un paziente. Quindi abbiamo anche per questo deciso insieme al ministro Paola Pisano di dare 25.000 corse usando il codice Distanti ma Uniti. Vi è la possibilità di usare Elbitz illimitatamente fino a quando il lockdown non sarà finito. Quindi, a differenza di altri player di micromobilità, noi siamo rimasti totalmente per strada e abbiamo deciso proprio di far vedere che la micromobilità è attenta al cittadino, e quindi crede molto alla città in cui vi è, anche per questo motivo qua. Salvatore, direi davvero una bellissima iniziativa, anzi invito i nostri follower, i nostri spettatori a consultare Ifarma, a consultare Elbitz per, diciamo, acquisire questi dispositivi di protezione individuale di cui davvero abbiamo bisogno in questo periodo di Tra l'altro, emergenza. Torino è una delle città dove siamo presenti, come sai benissimo. Sì, credo che i nostri studenti abbiano visto tanti dei tuoi monopattini da questo design semplice, ma direi anche accattivante che, diciamo, Grazie. è soprattutto diffuso nei nostri locali del Politecnico. Bene, Salvatore, proprio Bene. abbiamo parlato di Elbitz e quindi una domanda d'altronde che nasce spontanea, cioè come nasce questa idea visionaria di Elbitz, questa necessità di creare un ecosistema di servizi, come definisci tu, per l'ultimo miglio? Bene, allora, come tutte le idee, vanno poi a sistemarsi man mano che il tempo passa. La nostra era iniziato come un peer-to-peer car sharing, e poi 3 anni fa abbiamo deciso di investire nella micromobilità, in quanto stava esplodendo in California, dove eravamo per i test del peer-to-peer. Non è stato difficile, in quanto la struttura era già presente, e non a caso abbiamo deciso di iniziare proprio lì in California alcuni test, per poi portarli in Italia. In Italia, dove siamo stati il primo mover, il 28 ottobre del 2018 abbiamo introdotto la micromobilità nel bel paese, e siamo riusciti pochi mesi dopo ad avere la prima deroga parlamentare che ci ha dato la possibilità di essere su strada. Poi ovviamente c'è stata
tutta una serie di vicissitudini parlamentari che hanno migliorato la legge. Adesso siamo a una legge che io considero a un buon 80% vicina a quella che poteva essere l'ottimalità della burocrazia, diciamo. Direi quindi un'idea sicuramente visionaria, quella di Elbitz, che è comunque presente in tanti mercati. Il vostro primo mercato, quello statunitense, lo ricordiamo che voi avete l'headquarter a New York, e il vostro secondo Esatto. mercato, da siciliano, non poteva, e soprattutto da italiano, non poteva essere che l'Italia. E a questo Esatto. proposito, il vostro primo mercato, quindi gli Stati Uniti, mercato lo definisci tu abnorme d'altronde. Avete tante, diciamo, città, da Seattle Sì, giusto a abbiamo diverse Washington. città, abbiamo appena ottenuto Seattle, stiamo entrando a Sacramento, siamo già a Miami, Washington, Arlington, Alexandria. Da poco si è liberalizzato a New York, dove abbiamo l'headquarter, abbiamo lavorato insieme ai lobbisti per far sì che ciò avvenisse e il governatore Cuomo ci ha dato l'autorizzazione poche settimane addietro. Ovviamente poi a causa del coronavirus è tutto un po' più a rilento, però stiamo in questo momento pressando, specialmente perché tante città, soprattutto americane, si stanno organizzando con le linee guida presidenziali dal 30 di aprile a riaprire. Alcuni degli stati, New York sarà uno degli ultimi a partire, se non sbaglio, il 15 di maggio, però noi ci stiamo preparando e stiamo dando soprattutto a tutte le città e i Department of Transportation, stiamo dando aiuto per far sì che ciò avvenga. In tal caso, come per esempio Miami o Washington, stiamo anche aumentando il numero dei mezzi e ovviamente mi auguro che questo venga anche riflesso in Italia e che quindi ci sia la possibilità di inserire i nostri mezzi di micromobilità in maniera molto più veloce. Non a caso stiamo lavorando, abbiamo già sentito un paio di volte la task force che è stata selezionata per la ricostruzione, chiamiamola così, dopo questa grande crisi e speriamo che ci sia un appoggio da parte loro nella ripartenza veloce. Ma sono molto positivo perché mi sembra che ci sia un'apertura alla tecnologia da parte di questo governo. E sempre restando nel tema Italia, Salvatore, devo dire che la vostra società, mentre i vostri competitor stanno licenziando, voi comunque continuate ad assumere, we are hiring. Quindi spiegaci un Esatto. po', quali strategie state implementando ora in Italia, un po' di quelle delle vostre, diciamo, idee, diciamo così. Bene, allora, questa è una cosa a cui tengo particolarmente perché in tutte le città dove siamo presenti, se non sbaglio, l'unica è stata Miami in quanto c'è stato un atto governativo che hanno voluto evitare che la gente si muovesse, quindi abbiamo dovuto parcheggiare i veicoli, ma in tutte le altre città dove siamo presenti, dall'Italia alla Spagna, alla Francia, fino agli Stati Uniti d'America, che è il nostro primo mercato, abbiamo deciso di continuare, la nostra presenza. Non a caso. Abbiamo non solo tenuto la gente che lavorasse, ma stiamo assumendo, visto che i nostri competitor stanno tagliando dei ruoli executive, quindi delle alte persone che ci sembrano delle validi collaboratori, abbiamo deciso di iniziare una campagna di hiring. Quindi anche da parte mia uso questo canale per tutte le persone che sono interessate anche a fare uno stage o a partecipare alla nostra azienda, di mandare una mail a jobs. Con la S jobs@elbitz.com e il nostro HR office in questo momento sta lavorando alle varie richieste che abbiamo ricevuto. Siamo a un numero altissimo, circa un paio di migliaia di richieste che abbiamo ricevuto e quindi siamo molto contenti. Che poi, diciamo, non mancano anche iniziative e strategie di franchising, vedo, e soprattutto di aumento di distribuzione dell'area. Siccome tanti dei nostri studenti sono del sud Italia, Salvatore, vorresti accennarci qualcosina riguardo a queste tematiche? Molto, molto volentieri ti ringrazio per l'assist. Quello che reputo molto opportuno è il franchising. A partire dal primo di marzo abbiamo un head of franchising che si chiama Paolo Scocco, che ha iniziato a far parte dell'azienda proprio per lanciare il franchising in Italia. Noi ci teniamo particolarmente, abbiamo lavorato arduamente sia con dei collaboratori che con una società esterna, WM Capital, che è leader del franchising, della costruzione del franchising in Italia. Siamo riusciti a preparare questo packaging di franchising e credo che a partire da settimana prossima inizieremo a contattare le persone che
mandino una mail a franchise@elbitz.com, oppure andando sul sito c'è un form dove chiediamo alcuni dati e poi rispondiamo in automatico, e quindi contiamo di andare in quelle città medio-piccole. Dicevi tu, parlavi del meridione, infatti questo si dedica molto a delle città adatte all'area da dove vengo io, ma mi sembra di capire dall'accento anche da dove vieni tu, dove magari delle città medio-piccole al di sotto di 100.000 abitanti, noi siamo molto interessati a esserci, ma andare con la nostra struttura avrebbe dei costi molto alti. Non a caso abbiamo scelto di partire con la parte franchising, perché ci dà la possibilità di essere presenti in tantissime città e dare lavoro o dare da arrotondare a molti imprenditori che magari hanno già altre attività. Faccio un esempio: l'imprenditore balneare che ha già sicuramente dei magazzini, o il ristoratore, oppure qualcuno che ha una catena di hotel, o dei piccoli hotel, dei Airbnb. Perché noi non abbiamo bisogno di molto spazio, ma sono sicuro che se contattate il nostro Department of Franchising vi saranno dare risposta, e soprattutto il nostro test parte dall'Italia proprio perché voglio accentuare la nostra presenza come leader del settore. Beh, Salvatore, io mi auguro davvero tra qualche anno o anche tra qualche mese in quelle città che hai citato tu in qualche intervista, Tropea, Taormina, di potermi spostare davvero da A a B, perché è proprio nelle città turistiche che mancano a volte i servizi essenziali di trasporto, ed è lì che Elbitz con la micromobilità sicuramente si saprà inserire al meglio. Bene, Esatto. Salvatore, io passerei proprio al nucleo ora della nostra lezione, questa Lectio Magistralis di Entrepreneurship e Innovation. Una domanda che si sono posti un po' tutti e che abbiamo raccolto, diciamo, in questi giorni è davvero la seguente: cioè, quali sono le dritte più spassionate che tu davvero vorresti dare? Quali sono i consigli che un imprenditore visionario come te vuole dare a noi giovani? Beh, anzitutto, il primo consiglio che do è quello di non fermarsi sui libri. Io non sono laureato e questo non ho mai fatto un difetto. Malgrado in Italia ci sia certe volte anche una sorta di discriminazione, ma laurearsi è importante, ed è giusto che gli studi vengano compiuti qualora vi sia la possibilità, ma non esserlo non è sicuramente un difetto. Poi, secondo me, è molto importante non rimanere sulla teoria. Tra la teoria e la pratica me ne accorgo con tantissimi impiegati che abbiamo, c'è una grande differenza, e quindi anche per questo a noi piace tantissimo assumere gente che sia ancora parte del sistema universitario, perché si può indirizzare verso una parte importante. La nostra media di età è molto bassa a livello di dipendenti, non a caso, perché conto tantissimo in questo aspetto. E poi il mio consiglio più grande è quello di buttarsi e di non preoccuparsi del fallimento. In Italia è molto punito il fallimento, e vi se ne fa una grande storia, ma il fallimento è previsto anche dal codice civile. Una società può andare bene o male. Io ho avuto alle mie spalle vicissitudini di aziende che non sono andate bene, che non sono andate nel modo migliore. Non ne ho mai fatto un grande difetto, ma ho fatto un grande bagaglio di esperienza. Vorrei ricordare che il presidente degli Stati Uniti d'America ha circa 8 bancarotte alle spalle. Ovviamente, quando il problema è che la parola bancarotta, fallimento in Italia sono troppo legate al negativo, perché sono anche legate a dei furti o a dei o a certe qualvolta anche a attività non legali. Invece, se fatta nel modo giusto, un'attività può andare bene o male, e se vada male vengono pagati tutti i fornitori, l'attività chiude, è un bagaglio di esperienze in più che vi è nel futuro. Quindi sicuramente quello che manca in Italia è un sistema di fallimento migliore, perché non bisogna fare del fallimento una pecca, ma bisogna fare del fallimento un'esperienza. Io, grazie alle attività che sono andate nel mio passato bene o male, ho un bagaglio di esperienza che poi sono riuscito ad accumulare, e a 32 anni mi trovo alle porte di una quotazione al Nasdaq, che questo non vuol dire che non abbia avuto le possibilità di farlo. Quindi, ecco, una cosa che posso dire ai giovani è buttatevi e provate sicuramente a fare qualcosa. E beh, devo dire quindi che tra i 20 e i 30, come direbbe Benetton, è proprio lì che nascono
le imprese di successo, ora tu stai proprio per avviare questa doppia quotazione. E soprattutto aggiungerei una cosa, ho colto proprio nel tuo team questo senso di freschezza, di gioventù, un team di giovani come proprio quello, diciamo, come la comunicazione, una comunicazione molto semplice, accattivante, ma che vuole mirare proprio a comunicare con diciamo, un pubblico giovanile, ma ovviamente vuole rivolgersi a Esatto. tutte le fasce di età. Quindi, e Sì, soprattutto colgo l'occasione. è importante avere gente giovane, ma anche avere dei leader con i capelli un po' più bianchi che ti aiutano. Quindi noi abbiamo un ottimo equilibrio tra i due. Ovviamente predomina la gioventù perché il nostro è un settore molto giovane, ma non bisogna dare dei limiti a delle persone che magari non hanno dell'esperienza, perché sicuramente vi sarà modo per loro di far vedere che se sono delle persone che possono stare sedute in quella poltrona. Quindi sicuramente, diciamo, non solo teoria, ma ci vuole anche, diciamo, un po' di pratica. Quindi d'altronde dobbiamo iniziare da qualcosa, nonostante la nostra giovane età. Ebbene, Esatto. Salvatore, diciamo che se abbiamo un'idea, quindi, no? Un'idea che per i principi di startup potrebbe essere profittevole, scalabile, ripetibile. Ma poi quest'idea come la trasformiamo in execution? Dov'è che secondo te dovremmo, diciamo, con quali strumenti raccogliere finanziamenti, cercare i primi fondi e quindi trasformarla in un'impresa di successo? Beh, è importante all'inizio è molto importante un network di conoscenze personali, quindi il fatto di partecipare a dei seminari o partecipare a delle conferenze o come fai tu a queste lezioni dà sicuramente già un bagaglio di esperienze importanti e infatti per questo ho subito accettato la proposta che tu, Eugenio, mi hai fatto di partecipare oggi a questo live, malgrado non è mia abitudine. Però reputo sicuramente importante il bagaglio di esperienze iniziali. Ma poi è molto 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 importante invece gestire i primi passi di un'azienda. Quindi sicuramente bisogna essere promotori di se stessi, quindi crederci in prima persona, andare contro tutti e tutti, perché nessuno avrà mai avrà take your back, nessuno ti dirà che stai facendo la cosa giusta, ma la prima persona che deve crederci sei tu, la persona che sta creando l'azienda e poi dopo. L'importante è trasmettere questo al team delle persone che ti stanno insieme. E poi un'altra cosa che reputo importante, non si arriva dove si vuole arrivare da soli. Bisogna sempre condividere qualcosa con qualcuno. Non a caso io ho la fortuna di avere dei collaboratori molto importanti che mi danno consigli giornalieri e a cui bisogna dare un certo tipo di libertà. Non bisogna essere troppo. Noi siamo uomini del sud, quindi magari certe volte troppo padri padroni, ma bisogna dare un certo tipo di trasparenza e un certo tipo di libertà alle persone che collaborano per te, perché grazie anche a loro che si arriva a un determinato punto. Mi viene di pensare a tutto il mio team italiano, al team di financing che sta gestendo l'IPO. Io non sarei qui a parlare di queste cose se in questo momento non ci fosse qualcuno che stesse lavorando a questa attività, ma non solo all'alto, pure al basso. Bisogna, al basso dico in ordine gerarchico ovviamente, bisogna ringraziare anche le persone che in questo momento stanno riparando gli scooter, stanno mettendo i monopattini per strada, stanno sistemando una bicicletta, stanno rispondendo al supporto, perché è grazie a loro che l'azienda è dov'è. Soprattutto bisogna dare spazio. Quindi, visto che si può entrare in azienda Helpitz già da giovani, ma anche in un'azienda X che si vuole fondare, bisogna dare a chi è iniziato dal supporto la possibilità di diventare poi, per esempio, country manager. Faccio l'esempio del nostro country manager in italiano che è iniziato col supporto e che adesso è diventato l'amministratore, il country manager di una società che fatturerà 10-12 milioni alla fine dell'anno. Quindi bisogna dare libertà, bisogna sempre dare una chance alle persone e poi ovviamente finite le chance bisogna anche saper prendere la decisione di mandare a casa le persone che non credono nell'idea. Come ti dicevo, uno può avere un'attività fallimentare o può non credere in un'idea e poi il giorno dopo ritrovarsi a fare l'azienda più grande del mondo. Questo è quello che io mi auguro per tutte le persone che hanno lavorato per noi o che lavoreranno per noi e che poi non ci seguiranno in determinate attività. Concordo pienamente, Salvatore, soprattutto l'idea del team. Io penso che è importante quando si crede nella mission e nella vision di una startup o di un'azienda. Ovviamente, se mancano questi presupposti, diciamo,
Direi che se non si crede pienamente a fondo, nella visione, dove si vuole arrivare a livello globale, magari o mondiale, sicuramente non si possono costruire imprese di successo. Però il ruolo dell'imprenditore è proprio quello di, pur avendo una conoscenza, diciamo, generale, è quello di coordinare sicuramente le varie fasi, di incitare il team a ottenere dei risultati ampiamente noti e di grande valore. Ebbene, prima citavi questo fattore dei giovani. Mi auguro innanzitutto che magari si possa avviare qualche collaborazione con la nostra università per i tanti giovani che fanno degli stage. Ricordiamo nel settore della logistica, data analyst, tanti dei nostri gestionali sono anche, diciamo, un ramo un po' più informatico, quindi sicuramente la tua è un'infrastruttura pienamente informatica, direi. E quindi la Siamo porte domanda. aperte e ci farebbe solo piacere, quindi ti prego di continuare la discussione con le parole, con le persone che già conosci e porte aperte a tutti coloro che hanno voglia di partecipare a questo progetto. Mi auguro davvero qualche stage. E come dicevo, quindi questi gestionali, un po' noi, chi più, chi meno, sono destinati alla consulenza, alla logistica, anche all'IoT. Ma la mia domanda è, secondo te, Salvatore, su cosa bisogna investire in termini di hard skills, di soft skills, d'altronde? Perché non è facile, d'altronde, relazionarsi e stare nel team, poi, nei fatti, nonostante un bagaglio di competenze e di conoscenze. Beh, sicuramente il fatto di dare un certo tipo di libertà dà al team un certo tipo di scale sul fatto di stare insieme, di poter vivere insieme. Poi sicuramente è molto importante spendere del tempo, quindi io reputo molto importante ogni volta che visito dei vari uffici la possibilità di andare tutti a cena o pranzare tutti insieme. Poi ovviamente sulla parte un po' più operativa, come tu sai benissimo, ci sono tutta una serie di software che aiutano la collaborazione. Specialmente noi siamo dislocati in cinque differenti uffici dove gestiamo, da Singapore a New York, Milano e la California. Quindi per noi è molto importante, per esempio, collegarci con Belgrado, in Serbia, dove noi abbiamo tutta l'IT, scusami, la parte di IT, quindi l'intellectual property, abbiamo tutta la parte di research e sviluppo, abbiamo tutta la parte dell'ingegneristica e quindi usiamo tutta una serie di skill e di software che ci danno la possibilità di comunicare. Faccio un esempio, lavoriamo moltissimo su Slack, lavoriamo moltissimo su Trello, abbiamo la possibilità di collaborare attraverso delle Zoom call che facciamo quotidianamente. Oramai, anche dovuto a questo periodo, ci siamo sempre più affacciati alla virtualità, a lavorare in remoto, però per noi non è una grande novità perché eravamo già presenti su questo aspetto qua di collaborazione, diciamo, in remote. Sì, direi che alcuni dei nostri strumenti sono anche noti, Trello hai nominato tu, oppure Zoom, ora stiamo proseguendo con queste lezioni online, e quindi diciamo sicuramente anche software più specifici che hai nominato sono tutti noti ai nostri studenti. Ebbene, ora io passerei a una domanda che davvero sta a cuore, tanti studenti ci hanno posto sempre proprio questa stessa domanda, ossia Elbit sta disegnando lo scenario del futuro, l'idea è quella di unire le comunità, di cambiare le dinamiche della città, città più green, più vivibili, più sostenibili. Ma io mi chiedo, Salvatore, come le disegneremo queste città nel futuro? Quali sono gli scenari che Elbitz sta adottando? Quali prospettive? Beh, sicuramente ci sarà un'intermodalità di servizi, che è una cosa su cui noi ci stiamo affacciando molto. Quindi, come sai benissimo, abbiamo iniziato col monopattino, abbiamo adesso le bici. Tra l'altro, sono contento di dire che dal 4 di maggio anche a Torino troverete delle bici Elbitz per strada, quindi a pedalata assistita, che sono state approvate già 4 mesi fa. Abbiamo avuto ovviamente questo ritardo dovuto al supply chain dalla Cina, che è arrivato in maniera molto più rilenta, però l'intermodalità di servizio è molto importante. Noi stiamo guardando anche molto interessatamente, molto da vicino, al motorino elettrico, che vorremmo al più presto faccia parte della nostra famiglia di mezzi. E poi stiamo aggiungendo anche l'intermodalità attraverso il delivery. Avevamo nel piano industriale fino al 2021 la possibilità, nel 2021 la possibilità di lavorare sul delivery. Ovviamente abbiamo anticipato il delivery ad adesso. Stiamo valutando diverse acquisizioni o la realizzazione di un nostro software interno e credo che nei prossimi mesi avrete novità al riguardo e siamo molto
contenti del fatto che il partire col delivery ci darà un boost, soprattutto in quelli che saranno gli abbonamenti. Noi al ritorno dalle vacanze, scusate, dalle quarantena, che non è una vacanza, al ritorno da questa vacanza forzata, troverete dei vari pacchetti di abbonamenti, che non svelo, però saranno molto interessanti e il marketing sta lavorando molto bene per andare incontro a una cifra veramente bassa, meno di qualche euro al giorno. Daremo la possibilità di usare limitatamente i nostri servizi con delle regole e questo darà a noi un boost in avanti, soprattutto per quella che sarà il post-Covid, perché sicuramente le città verranno, e mi collego alla tua domanda, ridisegnate. Leggevo già che a Roma, Milano, ma anche Torino stanno aggiungendo delle piste ciclabili, stanno dando dei contributi per l'uso di biciclette e ovviamente il fatto che noi stiamo lavorando con la Task Force ci darà sicuramente un passo in avanti per quello che è questo tipo di colloquio con i cittadini per aumentare le richieste che abbiamo già abbastanza importanti. In più abbiamo, e questo mi piace molto dirlo, rinnovato tutto il parco dei mezzi. Infatti da maggio si ritroveranno nuovi mezzi per strada, ancora migliorati, con dei ammortizzatori, soprattutto mi riferisco al monopattino. E poi stiamo cercando di portare il modello di bici che usiamo in America, che è un modello molto più resistente, che va anche in maniera molto più lunga, più veloce, quindi può servire delle aree molto più grandi. Stiamo cercando di portarlo anche nelle aree europee, dove abbiamo un altro tipo di bici chiamata Greta, che però va molto bene per il centro storico. Quindi cercheremo di servire sicuramente anche l'Interland, che in questo momento dei nostri servizi ovviamente erano più dedicati alle aree centrali. Certo, beh, io ho un ultimo accenno, dato che tu in quest'ultima domanda forse l'hai fatto, vediamo già, diciamo, che avvengono le consegne delle mascherine, quindi dei dispositivi di farma con i tuoi monopattini. Ma dove si spingerà il delivery? In quali settori, Salvatore? Beh, allora, secondo me il delivery dovremmo iniziare a valutare il delivery non solo di farmaci e parafarmaci. Infatti la collaborazione con i farma non è solamente data a questa attività spot, ma secondo me continuerà e stanno già lavorando i nostri tecnici affinché questo avvenga. Poi dobbiamo dedicarci sicuramente alla cosmetica, perché abbiamo notato dai dati cinesi che la cosmetica è uno dei settori che è partito di più. Ma soprattutto il delivery di cosmetica, perché la gente non vuole andare nelle varie profumerie, ma vuole avere direttamente dei prodotti in casa. E ovviamente, dopo aver creato una logistica importante come quella dei farmaci e della cosmetica, sarebbe stupido non aggiungere il food. E quindi noi vogliamo presentarci con un'offerta anche di food, che sicuramente nelle prossime settimane daremo maggiori informazioni e vorremmo proprio partire dal bel paese per far vedere quanto il nostro servizio sia similare, soprattutto perché in questo momento tante persone che, ahimè, hanno dovuto perdere lavoro, come tu sai, è una cosa che mi sta molto al cuore, io vorrei dare tantissimi posti di lavoro, non hanno neanche la possibilità di investire magari in una bici elettrica o in un motorino elettrico per il delivery. Noi ce li abbiamo, sarebbe una cosa, un match molto importante, quello di dare noi la micromobilità per poi avere delle persone che lavorano e quindi non devono mettere nient'altro che la presenza e la voglia di lavorare, noi mettiamo sia i mezzi che ovviamente il network di ristoranti e di delivery per la consegna direttamente a casa. Stiamo valutando un'acquisizione e credo che nelle prossime settimane vi faremo sapere qualcosa. Salvatore, beh, io dal first mover, dal primo, diciamo, operatore per numero di mezzi, non potevo aspettarmi che delle idee visionarie, delle strategie, d'altronde, che avranno davvero degli impatti nel disegnare le città del futuro. Salvatore, io direi che ci hai proprio delucidato in questa mezz'ora. Ringrazio davvero tutti i follower, 130 follower ancora in diretta. È stato davvero un onore, un Grazie mille, piacere Eugenio. questa lezione di imprenditorialità e di innovazione, e permettimi di ringraziare tutti i team che hanno taggato te e Elbit, da Spot Depolito a Polito Vivissima, a Rampolito, che ci hanno sostenuto davvero, perché mi auguro che, diciamo, si possano avviare queste attività di stage formativi e soprattutto mi auguro di ancora sentir parlare a lungo di Elbit, di vederla nella nostra amata Torino, ma soprattutto per i tanti studenti del Sud, di vederla circolare proprio
nelle città, nelle piccole, nei piccoli paesini del sud. Quindi grazie, grazie davvero, Salvatore. Seguirò le vostre prossime lezioni e spero di conoscervi presto e di venire a fare una lezione in aula quanto prima. Senz'altro, speriamo davvero, soprattutto dal vivo, ecco, quando finirà tutta questa situazione. Grazie, grazie ancora, mille. Salvatore. È stato un buona piacere, serata. Grazie. Grazie, piacere nostro. Ciao. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.